Quartiere Sant'Anna, un quartiere che ha sofferto in passato tante volte il problema dei miasmi, il problema dell'inquinamento, un quartiere anche che è un simbolo di un degrado come questo parco, dove ci sono sì delle giostrine, ma in realtà c'è tanta sporcizia. Il quartiere Sant'Anna soffre ancora, purtroppo è uno dei quartieri più esposti alla problematica ambientale, ha subito negli anni i disagi delle discariche collinari, ha subito i disagi dei miasmi negli ultimi anni che derivavano dall'impianto di compostaggio di Eboli, ma è il quartiere più antico e forse quello nel quale si incarna la vera battipagliesità, per cui è il quartiere che più di tutti, per numero di abitanti, per tradizione, per generosità, deve trovare un riscatto e una ripartenza. In queste ultime settimane abbiamo affrontato la questione ambientale e ci siamo resi conto che quello che è mancato è stata la corretta attenzione interna e la capacità di porre le questioni sui tavoli provinciali e regionali. L'impianto di compostaggio di Eboli, che tanto ha fatto penare i cittadini battipagliesi, è passato nella gestione dell'ente d'ambito provinciale. E questo è il momento che Battipaglia faccia sentire la propria voce e restituisca dignità ai propri cittadini. Ma poi questo quartiere è ricco di opportunità, c'è la chiesa San Gregorio VII, il centro sociale, tanti momenti di incontro e di aggregazione che meritano di rimettere il quartiere al centro per le antiche battaglie sindacali del centro sociale, per le battaglie ambientali di Don Michele Olivieri, per l'esigenza di tante famiglie di poter vivere e godere del proprio quartiere. Noi riteniamo che Battipaglia e il quartiere Sant'Anna abbiano un destino che vada riscritto e vada rilanciato per restituire dignità e orgoglio a tutti i cittadini. Va immaginato, Visconti, secondo te, un piano di manutenzione ordinaria che in realtà non c'è stato? Ma il tema dell'igiene pubblica, il tema della manutenzione, il tema della cura, il tema della riqualificazione sono probabilmente tra i più sentiti dai cittadini battipagliesi. Oltre ai problemi gravi, i cittadini battipagliesi hanno perso l'entusiasmo e l'orgoglio nella propria città, perché vedono intorno a loro un contesto generalmente abbandonato, generalmente non curato, e quindi non ritrovano quelle condizioni di identità e di senso di appartenenza. Ma questo è un problema diffuso e grave. Il nostro slogan è una città pulita, che sembra banale, ma Battipaglia è diventato un sogno, una chimera, poter godere di un ambiente vivibile, pulito, decoroso e accogliente. Vogliamo ripartire da queste cose semplici.